Eh no, la serie non la posso fare su Zelda anche perché mi segnala i video. Comunque, riprendiamo il nostro Beholder. Ritorniamo in partitozza. Ole, vediamo il... Sì, il mouse è sempre un po'... Io adesso sto mirando al centro del cronometro, quindi è a sinistra più in alto rispetto a dove miro io, abbiate pazienza. E comunque, abbiamo messo in pausa, proseguiamo. Aspetta. Proseguiamo ma non troppo veloce. Dobbiamo fare un po' di cose, quindi eventualmente riusciamo a fare anche così. E allora. Ci sono un po' di incarichi in corso. Aiutali a fuggire e quindi dobbiamo trovare tipo i biglietti, vediamo. Occhiali, vabbè, gli occhiali secondo me se li è lasciati lui in casa sicuramente. E incarico del ministero, trovo un modo per sfrattarlo. Vabbè, ci stiamo lavorando. Abbiamo 174 giorni, però neanche tanti. Questa, vediamo che magari è lei che ci trova i biglietti. Ciao tesoro, salve. Che vuole? Bisogno di qualcosa? Mi leggi nel pensiero. In effetti mi servirebbe il tuo aiuto. Mi troveresti una bottiglia di roba forte, ti pagherò bene. Ah, a proposito di pagare bene, compriamo un po' di telecamere. 3,50. Piano piano, non ne compriamo tante perché non so se poi magari ci servono i soldi per qualche altra cosa. Tipo, iniziamole a piazzare qua sopra. Prima vediamo se ci stanno in casa. No. Annulla, annulla sta cazzo. Ma non può annullare, Ma non annulla le azioni? No, vabbè. Niente, stavo... Mi scusi. Lo so. Ho sbagliato... Cioè, ho sbagliato, non... Ah, abbiamo perso reputazione nei suoi confronti. Maledetto. Questi stanno qua, dobbiamo aspettare allora. Andiamo avanti veloce. Allora, questi due se ne sono andati. La signora lì sopra anche, quindi per sicurezza diamo un occhio. Ok. Se ne sta andando anche questo. Andiamo su così controlliamo sia se ha perso gli occhiali qui in casa. Che famo. Abbiamo due piccioni con una fava. Mettiamo. Dove cazzo va? Ah, questo è rincoglione. Dove cazzo sta andando? Ogni tanto mi sa che ci affila questo. Allora, teniamo d'occhio comunque che... dai, entra qua, porca troia. Aspetta la telecamera. Ok. Controlliamo qua, non mi ricordo se avevamo controllato tutto o meno. Qua è arrivata una qualche lettera. Qua non c'è niente. Della cioccolata, un orologio, un medikit. Controlliamo che okay, non sono loro, quindi abbiamo un po' di tempo per lavorare. Raga, che video di... Non so se rubarli gli occhiali e ridarglieli. Non so come funzioni sta cosa. Metto una telecamera anche qui. Ok. Vediamo se sono loro questi che sono tornati. Sì. Vabbè. Damose. Poi le altre telecamere magari le compriamo più avanti. Al momento andiamo qui a leggere, a vedere cos'è.
La prima dell'opera teatrale Amore e Pace si è conclusa con uno scandalo. Una parte del pubblico ha lasciato il teatro prima della fine. Lo spettacolo, le opere teatrali dovrebbero rappresentare persone reali, non storielle sciocche che non hanno niente a che vedere con la realtà, ha affermato Bruno Raus, responsabile del reparto per lo svago della fabbrica numero 1. La direzione del teatro ha promesso di sospendere la rappresentazione e di assicurarsi che in futuro esse non offendano i lavoratori. È sempre lo stesso. Non ci sono altri bigliettini, no? Aspetta, fatemi chiedere magari a questa c'è qualcosa. No, eh? È per i biglietti. Non si sa mai. Non lo so perché si è sminchiolato il puntatore nella live, diciamo, nella registrazione. Fatemi dare un'occhiata pure qua, va. Occhio, mi scusi, non è che stavo addocchiando. Aspetta, vediamo che vuole nostra moglie qua. Dobbiamo trovare i biglietti, ma non credo sia facile. Che è successo? Marta è peggiorata, l'aspirina è stata d'aiuto, ha bisogno di un medico. Trova un medico, non vuole portare Marta in ospedale? L'ho già portata in ospedale, mi hanno detto di darle dell'aspirina e pulire il naso col sapone per il bucato. Il sapone, Carlo, come faccio a lavare il naso di una bambina con il sapone? Trovo un bravo medico per nostra figlia. Allora, qua Air Doc ci serve, però prima vediamo se questo vende qualcosa. Vediamo se commercia. Non ce l'ha tipo dei biglietti. Romanzo d'amore sdolcinato. Quella voleva qualcosa di forte da bere. Vino rosso. Aspetta, aspetta però. Ubriaca e felice. Clara mi ha chiesto di procurarle dell'alcol. Vabbè, magari le diamo il vino. Ci costa un po', vediamo poi quanto ci riguadagniamo. Parliamo, mia figlia è malata, potrebbe visitarla? Certo che la visiterò, è il mio dovere, sono un medico. Oh, ok, grande. Vediamo, a posto? Perfetto. Ora, guarda, andiamo a prendere un po' di alcol dal tipo eventualmente, va? E 50 ci costano occhio della testa, però vabbè. Quelli stanno chiacchierando. Qui sotto c'è qualcuno che vuole un qualcosa. Eccola qua, questa. Spero che il vino vada bene. Cosa ha portato? Dai il vino. Questo vino non è neanche lontanamente buono come quelli che. Ma ahimè, quelli sono già finiti. Quanto ci ha dato? Meno di quello che l'abbiamo pagato, mi sa, Tacci sua. Vabbè, andiamo a parlare con nostra moglie perché abbiamo chiamato il medico, quindi in linea teorica la missione dovrebbe essere fatta, no? Ma che vuole? Ho parlato con i vicini, Carl, sono molto gentili, mi hanno detto che un uomo col cilindro si aggira vicino a casa di tanto in tanto. Da lui si possono comprare delle cose. Quali cose? C'è un frusaglio, non è già abbastanza roba. Ascoltami, prima non ascoltare quello che ti dico. Vediamo, sei un bravissimo a buttare giù le persone. A volte penso di vivere con cosa hai detto a proposito del mercante. Dicono che stai vendendo nuovi articoli per la casa. La vecchietta del primo piano mi ha mostrato il sapone profumato che ha comprato da lui il mese scorso. Ma ci sono altre cose utili. Abbiamo ancora un'intera scatola. Guarda intorno bene. Va a conoscere e compra qualcosa di dolce per Marta. Quella poverina non mangia un cioccolato da mesi. Problema, ne prenderò un po', fa un respiro profondo. Vabbè, andiamo a comprare i cioccolatini, va figlia, va. Quanto ci costa? Quanto ci costa? Cioè, invece di fare le missioni qua. Va bene lo stesso la tavoletta di cioccolata o vuole un cioccolatino? Vabbè, un cioccolatino, va. Dove sta? Cioccolatini, dei cioccolatini dal mercante e darli a mia moglie. Sa, ritroviamo.
Comunque, sta di fatto che ci servono dei biglietti a noi, eh. Ora non so a chi chiedere, ma vediamo se questa ci dice qualcosa. Potrebbe andare meglio, mi diverto tutto il giorno in casa, bene. E non sai quanto sia magnifico svegliarsi per un bicchiere di vino a letto. Allora, se è un'intera collezione di vini, sono magici dei suoi pazienti, li voglio provare tutti. Vabbè, arrivederci. Così bevono appena svegli. Ottimo, ottimo. Allora. Telecamere pian piano possiamo aggiungere, però il fatto è che a me servirebbero dei biglietti che non so effettivamente dove recuperare. Vediamo il dottore che vuole. Cioè, provo a chiacchierare con loro per capire se mi possono recuperare dei biglietti, ma la vedo difficile. Cioè, dei biglietti o qualcosa di utile in questo caso. Risultati della visita. Non voglio spaventarla, ma Marta non sta bene. Ha dei forti rantoli nei polmoni, molto forti. Ha bisogno di antibiotici al più presto. E per quanto apprezzi i farmaci locali, ha bisogno di quelli importati. I farmaci locali peggiorerebbero solo le cose. La situazione è già grave. Un ritardo potrebbe essere fatale. Costano 20.000. Mi spiace, ma non sono riuscito a trovare niente di più economico. Cazzo. Quindi qua inizia a subentrare il fatto che noi per poter salvare nostra figlia dobbiamo far soldi e quindi aiutare in un modo o nell'altro anche gli altri a questo punto. In pericolo di vita. 20.000, vabbè, 20.000 in 92 ore non li faremo mai, scusa, era meglio che non la prendevamo sta missione, mo ci siamo inculati da soli. Cazzo. Vabbè, aspettiamo che passi qualcuno. Ah no, aspetta, andiamo da questo a dargli i cioccolatini. Almeno i cioccolatini glieli possiamo dare. Ti ho solo chiesto di comprare dei cioccolatini. Non ho nemmeno chiesto il sapone alla fragola per me. Ho comprato i cioccolatini, ma non è il sapone che volevi. Ok, Carla, hai comprato i cioccolatini. Grazie, ho così tante preoccupazioni in questi ultimi tempi. Quando chiudo gli occhi vedo quei bestioni che trascinano via il vecchio amministratore. Mi ha spezzato il cuore a pensare che tu potessi essere al suo posto. Anna, togliti questi pensieri dalla testa. Andrà tutto bene, non sono mica uno stupido. Farò un buon lavoro. E se anche il vecchio amministratore avesse avuto pensieri del genere, beh, ora è ora di rimettersi al lavoro. Ma nostro figlio eventualmente. Parla delle miniere. Chiedi se ci sono novità. Chiedi degli occhiali. Hai visto gli occhiali che appartengono a. Viva il primo piano? No. Ah. L'ha detto in modo un po' più sbrigativo eventualmente. Vabbè, noi non è che possiamo fare moltissimo. Questa non è che ci può procurare. Vabbè, aspettiamo che esca qualcuno. Quella no. Vediamo se la signora qua. Vabbè, la moglie. Chiedi che piani ha. Cosa hai intenzione di fare adesso? Grazie a lei i documenti di credito sono a posto. Siamo ansiosi di lasciare la città o perfino lasciare il paese. Il mio sogno è avere una casa sulla costa meridionale. Forse potremo perfino avere dei bambini. Ma andare via col treno non sarà facile. Non mi hanno voluto vendere i biglietti. Deve esserci stato un errore. In verità, le città vicine non sono meglio. Almeno qui ho un lavoro. Sono certo che troverete un modo per lasciare la città e andarvene il più presto possibile. Ma questi non hanno la più pallida idea di come fare. Pensate a lasciare la città. Niente. Vabbè. Aspettiamo quegli altri, magari chiediamo all'archivista. Alla moglie già avevamo che l'archivista è andato qua sotto, mi sa. Allora, parla degli occhiali. No, i miei erano anastatesi su la montatura marrone. Ok, vabbè.
Già parlato di mia moglie, non ho nient'altro da dirle. Vabbè, qua i biglietti non li troviamo, abbiamo capito. Quindi, la bambina ci può dire qualcosa, magari c'ha qualche biglietto. Vuoi giocare con me? Chiedi degli occhiali. E chi sarebbe? Il vecchio signore del primo piano? No, non sono stata io, ma se mi dai dei cioccolatini ti dico chi è stato. Dai il cioccolatino. Cioccolatini, quindi momento, momento, andiamo avanti veloce, facciamo arrivare lo spacciatore di cioccolatini qua. Ma noi qua stiamo spendendo un botto dei soldi comunque, ridendo, scherzando, stiamo a fare degli acquisti. Aspetta, fatemi vedere quale altre news. Possedere o mangiare pesce, è proibito piangere o riunirsi. Buono, ok. Mi servono sempre mille soldi. Eccolo qua. Allora, vediamo. Vediamo se c'è i cioccolatini. Mi dica che ha dei cioccolatini, per favore. No, c'ha solo la tavoletta di cioccolata. Cazzo. Vabbè, una la compro, magari si accontenta di questa. Sa mai, ne dubito, ma ci proviamo. Allora, alza la voce, accetta del cioccolatino. Comprò e no. Allora, vediamo che vuole nostro figlio. Guarda, devi venire e chiedi se ci sono, chiedi degli occhiali, scopri cosa è successo. Sì, papà, il preside ci ha ordinato di partecipare a un'altra raccolta fondi, sono un sacco di soldi e non so dove prenderli. 15.000. Ma che stanno fuori? In questo passo non studierà più nessuno, anche se fosse quello l'intento. Vedremo cosa si può fare, nel peggiore dei casi ti troverai un lavoro, al paese servono minatori. Molto divertente, papà, grazie mille. È malata, sì, e chissà quanto potrebbe volerci. Un giorno potremmo aver bisogno di moltissimi soldi. Capisco. No, non ce la faremo mai. Vediamo se il dottore ci dà qualche soldo, tipo. Ne dubito. Cosa è successo? Sono al punto di crollare la. Faccio andare via, mi ha deluso. Canta per tutto il giorno. Ha portato la mia collezione di vini rari ai suoi amici e non si è nemmeno scusata. Cantava e ballava mentre avevo un mal di testa che mi uccideva e senza mostrare alcun rimorso. Come posso aiutarla? La faccio andare via, la prego, non posso farlo da solo. E io che volevo andare in crociera, ho perfino comprato i biglietti. Accetta. Aveva comprato i biglietti della crociera e se io rubo i biglietti della crociera, tipo. Ma la missione del ministero la sto cercando di fare mandando quelli via, solo che li stiamo aiutando, comunque. Dobbiamo aspettare che se ne vadano di nuovo tutti e due qua. Allora, vediamo se se ne vanno questi. Ah, aspetta, nel frattempo non è che è tornato quello, no, eh. Se no compravamo i cioccolatini. Quello è andato via il dottore, è andata via anche lei. Aspetta, facciamo passare prima questi. Pure questi. Entravamo mi sa che qua ragazzi dobbiamo iniziare a fregarci pure delle robe, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Cioccolatini, rubi cioccolatini. Attenzione, la legge vieta di rubare i beni altrui per ottenere informazioni e prove su. Lo so. Ci proviamo. Prendiamoci pure un paio d'occhiali.
Stiamo violando la legge, attenzione. Album, bottiglie vuote. Aspetta, che cos'è questo cazzo? Poi metteremo altre telecamere, don't worry. Sapone alla fragola, ruba. E qua bisogna iniziare ad essere cattivi e prepotenti. Non è un bel mestiere, ma tocca pur farlo, libretto. Manubri, pezzi di ricambio. Cazzo, il dottore. Meno male che sta andando al lavoro. E non qua. Qua non c'è niente. Aia, quella invece sta a venire qua. Aia. Vabbè, tanto la dobbiamo sfrattare. Lei deve essere sfrattata, quindi ci può stare come cosa. No, scusa, chiedo scusa, me ne vado subito. Ma lei la dobbiamo sfrattare comunque, mi scusi. Aspetti un attimo. Bussa, bussa. Lascia fare, lascia, c'è un beccato, però vabbè, qualcosa ce la siamo riusciti a fregare. Veloce, veloce. Allora, lei. Salve, dai lo sfratto. Perché mai dovrei farlo? Mi piace stare qui e non ho intenzione di seguire gli ordini di un piccolo tiranno come te. Insisti, meno 1000 punti autorità, corrompi, chiedi di andarsene. Aloysius non è pronto a passare il resto della vita con lei, ma non sa come dirglielo. Non è capace di fare niente da solo, eh? Io sto bene qui e non ho un altro posto dove andare. Non conosco nessuno in questa città e ho speso i migliori anni della mia vita con quel medicastro. Ma non è vero, sono alcuni giorni, ma erano i miei migliori giorni della mia vita. È in debito con me per questo. Me ne andrò, ma quel bamboccio deve pagare. Scopri dove Aloysius tiene la spilla d'oro di sua madre. Me l'ha mostrata in fotografia e ha detto che la tiene come ricordo. Deve essere mia. Cazzo di casino. Allora, momento. Vediamo. Vabbè, che i cioccolatini poi li abbiamo presi, quindi ci servono neanche. Aspetta, noi dovevamo dare i cioccolatini alla bambina. Le altre missioni di queste non le faccio perché sennò facciamo brutta fine. Chiedi degli occhiali. Allora, dai il cioccolatino. Ho visto Patrick prendere gli occhiali da sotto il tavolo della cucina. Li ha puliti con la manica, li ha provati e se li è messi in tasca. Ah, Patrick! No, no, non tu. Termina conversazione. Chiedi degli occhiali. Non ho fatto niente, so che li hai trovati sotto il tavolo della cucina. Dammeli immediatamente prima che il vecchio ci denunci alla polizia per furto. Va bene, eccoli qua. Oh. Non sapevo che il vecchio avrebbe fatto delle storie e avrei restituito, lo giuro. Ma andiamo, sembra più grande. Se il cervello, se vuoi sembrare più grande e più intelligente. Ok, riportiamo gli occhiali al tipo che era questo qui. Parla degli occhiali. Li ha presi mio figlio, voleva sembrare più grande. Erano sotto il tavolo della cucina, no? Sta mentendo, io e la mia vecchia abbiamo cercato in tutti gli angoli, anche se il suo condominio è così sporco, mi chiedo se sua moglie ci abbia mai pulito in quegli angoli. Sporgerò un reclamo sulle condizioni insalubri di questo condominio, così la licenzieranno. Il vetro è sporco, oggigiorno la gente è orribile. Ok, questi li facciamo fuori. Questi li facciamo fuori. Dopodiché, direttiva, parlare di guerra, ok. Clara mi ha chiesto di trovare Aloysius, dopodiché se ne andrà. Ma io non posso entrare se ci sta lei. Quindi come facciamo? Dobbiamo aspettare che se ne vada, no? Ma questa non se ne andrà mai. Momentus, momentus. Dobbiamo aspettare di nuovo che se ne vadano e poi possiamo cercare altre cose.
Sì, no, poi ci mettiamo qualcosa noi nel caso se non troviamo niente. Quella se n'è andata, mo se ne va pure il dottore. Olè. Veloce, a posto. Apri subito. Che poi non avevamo controllato neanche tutto, mi sa così? Non mi ricordo. Allora, sotto il letto non c'è niente. Non metto le telecamere perché ci costano troppo. E che cazzo ne so dove sta? Forse dobbiamo chiedere a lui della spilla. Aia, questa mo ci becca un'altra volta. Cazzo. Ma questa non lavora, sta sempre qua. È normale che non ci riusciamo a toglierla dai coglioni, no? Dove cazzo sta il dottore? Ah, dottore, ditemi dove sta il dottore, per favore. Chiediamogli la spilla di tua madre. Dalla quella. Parla dei gioielli. Sono tutto orecchi. Mi serve un consiglio. Dove si può nascondere qualcosa? Dove tieni gli oggetti di valore? Nella cassaforte, naturalmente, è lì che tengo i gioielli. E pago la tassa annuale, non si preoccupi, Carla, è tutto regolare. In casa ha solo dei ninnoli con valore affettivo, niente nascondigli con cimeli di famiglia. Ho comprato un anello per mia moglie, ma non so dove nasconderlo. Tipo romantico, sono sempre i libri. La gente legge di rado oggigiorno. Nessun ladro si mette a cercare nella libreria e a leggere un'enciclopedia medica. È illustrata? No. Perfetto, grazie. Ok, sappiamo dove cercare. No, vabbè, la cacciamo così perché non vorrei che poi magari è il dottore che ci vada in mezzo. Seppure il dottore fino ad ora ci ha rotto i coglioni, sia chiaro. Però questi qua sopra hanno rotto ancora di più le palle. Quindi aspetta, ci provo a fare una chiacchierata. No, niente. L'archivista ce lo togliamo dalle palle, eh. L'archivista è un tipo burbero. Burbero è incazzoso, quindi. Aspetta, quella se n'è andata, ma forse c'è il dottore adesso, sbaglio? Che tra poco dovrebbe andarsene, infatti. Allora, vai dottore, grande. Entriamo subito, quindi ci dobbiamo prendere il libro, rubare il libro e darlo a quella. Glielo dobbiamo dare a lei. Aspetta, sta tornando. Cazzo. Parliamo direttamente a lei. So dove tiene la spilla, l'enciclopedia medica. Ok. È un piacere avere a che fare con te, Carl. Che peccato che tu sia già sposato. Però potevamo mettere. I soldi non ce li abbiamo, ragazzi. Potevamo mettere le telecamere così quando andava a rubare l'arrestavano male. Cioè, poi quando mi restavano un paio di sta. Ciao, ok. Aspetta, fatemi vedere sperando che. Ma non sta qua. Cazzo. Se no la facevamo arrestare. Maledizione. Però già se se ne va è qualcosa. L'ha beccata? Mi sa di sì. Ah, aspetta. Ah, non vuole parlare. Però l'abbiamo beccato mentre piangeva ed è proibito piangere. Vabbè, comunque, proibito possedere lampadine. Quindi quella se n'è andata. Parliamo con il dottore che almeno finiamo sta missione. La figlia ci vuole un sacco dei soldi. Che non abbiamo e non avremo probabilmente mai. Senta, ho fatto andare via la tipa, eh? Salve. Cura di Marta, vita privata. Il fatto che Clara se ne sia andata. Non
Se ha rubato i miei gioielli di famiglia, è colpa mia, non avrei dovuto parlare della spilla d'oro di mia madre. Cosa ha intenzione di fare? Non si preoccupi, ho visto qualche manovra, prenda questi biglietti per una crociera. Volevo andarci con Clara, ma ora dedicherò tutto il tempo a lavorare. I miei pazienti hanno bisogno di me. Quindi ci ha dato i biglietti che adesso possiamo dare a questi. Che cazzo di casino. No, era... Aspetta, dov'è? No, non c'è, aspettate. Ma mi sa che non ce la facciamo qua. Ah, quello se n'è andato adesso, proprio il dottore. Ok. Cazzo di intrighi. Televisione è rotta, probabilmente la dobbiamo aggiustare, ma prima cerchiamo di risolvere sta situazione qua. Fermo. Venga qui, c'ho i biglietti per la crociera. Ecco, due biglietti per una crociera. Sopra ci sono tutte le informazioni che vi servono per lasciare il paese. Lei ci ha salvati. Prenda questi soldi, spero compri almeno una parte delle spese. Ne ha più bisogno lei, Klaus. Sciocchezze. La contatterò quando io e mia moglie saremo al sicuro. Non so come ringraziarla. Tenga, dia questo a sua figlia. Bambolotto, ole. Nuova direttiva governativa. Proibito indossare cravatte blu. Sta di fatto che noi adesso, Klaus e sua moglie se ne sono andati e mi hanno chiesto di dare questo orsacchiotto a mia figlia. Adesso abbiamo fatto quello, quindi possiamo fare rapporto. Quindi in questo modo, diciamo, facendo i buoni nel miglior modo possibile, ci abbiamo messo molto più tempo, però abbiamo risolto lo stesso la situazione. Se no, potevamo benissimo farli arrestare. Buonanotte, eh. Signor Casso, noi sono partiti oggi, sono andati in crociera e noi andremo mai al mare. Una parola. Ok, anche questa è fatta. Adesso dobbiamo fare rapporto, anche se nostra moglie aveva bisogno di qualcosa, noi non abbiamo i soldi per le cure, buonanotte. Però scusate, se essendo andato via il dottore, noi non la possiamo fare più sta missione, quindi nostra figlia automaticamente sta bene? Può essere, eh. TV rotta? La TV si è rotta, Carla. Occupati del guasto, per favore, o chiama un tecnico. Darò uno. La riparerò appena posso. Aspetta, avevo visto in negozio che c'era qualcosa. Kit fai da te per riparare mobili, kit fai da te per apparecchiature. Ok, 50 dollari ce li investiamo, eh. Ripara. Ok. Grande è così, andiamo a riparare anche quello. Il sapone non so se effettivamente lo vuole o no. Adesso vediamo, facciamo una cosa alla volta. Perché non so se possiamo dare oggetti così. Ah no, dai il sapone alla fragola. Guarda, guarda qua. Grazie. Oh, e io ho una sorpresa per te. Ho trovato una spilla d'oro alla fermata dell'autobus. Nessuno degli inquilini ne ha dichiarato la scomparsa. Prendila, si potrebbe vendere o magari qualcuno verrà a reclamarla. Questa era del dottore, ma il dottore ormai se n'è andato. Cazzo. Che altro problema ci sta? Se riesci a trovare un accordo con il direttore, porterò Marta da un medico. Me l'ha consigliata una persona in fila all'ospedale, un professore. Non ti agitare, non è una normale influenza, è qualcos'altro, me lo sento. Facciamo rapporto nel frattempo. Allora, chiamiamo. Componi numero, fai rapporto. Dai, alla fine mi sa che l'abbiamo fatta più o meno. Sei riuscito a sfrattare Klaus, ma l'hai fatto senza il dovuto rispetto. Potrebbe costarti caro, capito? In che senso? Il tuo prossimo incarico consiste nell'affiggere dei poster di propaganda nel tuo stabile. Ci sono disordini in città, sta allerta, compagno caro. Quindi mi sa che non ci ha dato tutto quello che potevamo avere. Ah, così. Vediamo
piazzane un altro qua. Attenzione, la police è passata così a gratis. E un altro qua. Sì. Ok. Attenzione. Ci stanno a sfondare tutto. Stanno sfondando tutto, attenzione. Le rivolte hanno provato il ballo. Ok, quindi il nostro obiettivo è. Andiamo alla Fiji Poster, l'abbiamo fatto. Ah, rispondi al telefono, aspetta! Telefono, se no ci licenziano. Veloce, veloce. Vai. Rispondi, rispondi. Chiamata d'emergenza, ministero, vai. Ministero dell'ordine. Ci sono disordini in città, è pericoloso uscire. Mantieni la calma e ripara tutto ciò che è rotto nello stabile. Hai 2 giorni. Cazzo. Quindi devo riparare elettrico, elettrico. Questo che è delegno, delegno. Aspetta, faccio una cosa. 1, 2, 3, 4 e iniziamo a riparare. Se no ci cacciano male qua. Aspetta, indirizzo, Karl Stein, fattura. Karl Stein, le informiamo che suo figlio Patrick Stein è stato espulso a causa del mancato pagamento della retta universitaria. È stato pertanto inviato alla miniera 3742 come manovale. Lei è tenuto a versare l'imposta del Ministero delle Assegnazioni, 2000 dollari, così. Perché la retta era di 15.000. Maledizione. Dobbiamo pagare pure per forza, non è che ce la possiamo svangare, quindi. Vabbè. Ripariamo anche questi. Dobbiamo riparare 7 oggetti in totale, quindi. Prima vediamo che tipo di oggetti sono. Aspetta, il telefono è rotto. Te devi togliere. Parla delle miniere. No, vabbè, lascia perdere. Tasto dolente. Se si toglie posso anche riparare il telefono eventualmente, no? Olè. Vabbè, servirà in ogni caso qualche volta. Dopodiché torniamo qui sopra e dobbiamo riparare anche qui qualcosa. Un bel po' di robe. Bussa, va. Vediamo se c'è qualcuno. Stanno dormendo, ma sti cazzi. Ci faranno entrare? Salve, senta. Riparazione mobili. Sono qui per lavoro, devo riparare i mobili. Faccia pure. Ah, ok, possiamo entrare, quindi. Questo ci serve quello che già avevamo, quindi a posto così. Poi c'è il tavolino. Ok, e quest'altro che l'asse così ne compriamo due direttamente. Uno e due. E mentre quello sta dormendo, noi diamo un'occhiata. Yes. Ok. Nuovo messaggio ricevuto. Affitta qualunque appartamento. Affittiamo questi qua sotto. Anzi, aspetta. Prima possiamo eventualmente metterci delle telecamere. Andiamo a leggere qui nel caso che ci sono utili le telecamere. Una serie di esplosioni ha avuto luogo diverse ore fa in Krushvice Street, nei magazzini di stoccaggio dei beni d'uso quotidiano. Si prega di mantenere la calma. Finora sono stati riportati 15 feriti e nessuna vittima. La situazione è sotto controllo e non c'è motivo di allarmarsi. E ora il meteo per domani. Raffiche di vento provenienti da nord. Temperatura massima di 16 gradi e lievi rovesci. Questo è sempre lo stesso.
Questo è l'appartamento 1 che possiamo riparare da qui. Ripara appartamento 1. Aspetta, prima di attivarlo, posso entrare io, scusa? No. Ah no, fino a quando non l'affittiamo non possiamo entrare. Che cazzo? Dora Noel, insegnante di musica, età 29, ha bisogno di trovare un appartamento al più presto. Questione di vita o di morte. Un giovane studente in cerca di un alloggio. Questa secondo me non ce la racconta giusta, ma comunque. Le abbiamo affittato l'appartamento. Prima che arrivi possiamo fare una cosa? Qua. Ok. Facciamo finta di niente. Presentiamoci. No, non si può. Vabbè, poi iniziamo a mettere un po' di telecamere. No, li dobbiamo tenere d'occhio subito, ragazzi, questi che dobbiamo tenere d'occhio tutti. Perché se no qua va a finire male. C'è qualcuno qua? La moglie è uscita, non so se c'è il marito. Credo di no. No, quindi. Perché le telecamere, ragazzi, ci aiuteranno, secondo me, a svolgere i compiti. Quindi. Ci costano un botto, ma secondo me ne vale la pena. Ok, torna un'altra pure qua. Questi li facciamo arrestare comunque, che quello mi stava sulle palle. Quindi prima di tutto gli rubiamo tutto. No? Sono, deve essere una bozza. Aspetta, qua facciamo. Il cinturino è rovinato, ma è di buona qualità. Questo ce lo prendiamo, questo è di buona qualità, ce lo prendiamo, lascia fare. Lascia fare. Pochi spiccioli, ma sono sempre soldi. No, questo è quello, l'archivista bastardo. Questo fa una brutta fine. Ah, cazzo, che ci hanno beccato a noi? Aia. Perché questa cosa? Perché abbiamo messo le telecamere? Che ci fai nell'appartamento di qualcun altro? Stai rubando qualcosa? Corrompi. Sto facendo il mio lavoro. Visto il tuo stato di servizio, sono certo che questa tua perquisizione sia dovuta a motivi di sicurezza. Puoi andare per ora. Porca troia. Ma forse sono le telecamere che ci controllano anche a noi? Possibile. L'hanno notato effettivamente. Questa che problema. Buongiorno. Arrivederci. Allora, aspetta, qua che. No, che abbiamo messo il profilo di nostra moglie che ha letto qualcosa che non doveva? Ok, non lo so, possibile. Sta di fatto che. Diamo un'occhiata anche qui. Dobbiamo mettere delle telecamere. Ah no, è questa. Fai conoscenza. Salve, mi chiamo Carlo, sono amministratore. Piacere di conoscerla. Mi faccia sapere se le serve qualcosa. Certo. Chiedi dove abitava prima. Che importa dove vengo? Tutto quello che conta è che adesso sono qui. Mi piace molto questa città. C'è meno gente che nella capitale e tutti hanno un lavoro. A lei piace stare qui? Sì. Vede, abbiamo molto in comune. Ci sono novità? Purtroppo non ho nulla da dirle, non conosco nessuno qui. Ho preso il raffreddore il primo giorno che sono arrivata qui. Vabbè, questo è quanto. Ora, ora.
Gli oggetti che abbiamo quasi me li terrei, poi nel caso li vendiamo. Noi al momento non abbiamo... Ah, dobbiamo affittare gli altri appartamenti, però nel frattempo facciamo altro. Che è successo? Portato Marta da uno specialista, un professore, le cose mettono male, ha detto che si tratta di polmonite con diversi effetti collaterali, una grave infezione ai polmoni. Non lo so, forse è perché viviamo nello scantinato, forse è per via delle miniere qui vicino. Cosa bisogna fare? Dovrà stare costantemente sotto osservazione. Abbiamo bisogno di fare molte analisi di antibiotici rari, introvabili. Marta potrebbe perfino aver bisogno di un'operazione. Il professore ha detto che avrebbe fatto tutto ciò di cui abbiamo bisogno per 30.000. Prima ne servivano 20.000, bene. Che altro è successo? Ah no, è sempre la stessa cosa, ok. E chi cazzo ce li dà 30.000? Vabbè, 80 ore, cazzo, una parola. Non lo so se bisogna metterli ogni volta che se ne va l'inquilino, onestamente. Spero di no, perché sennò è problematica la cosa. Sta di fatto che a sto punto mi devo vendere qualcosa. Di quello che abbiamo rubato, dico. Allora, vendi questo 5.000 addirittura era del dottore. Vendiamola. Era la spilla del dottore. Attenzione. Prove raccolte, lettura. Attenzione. Qua si sporge denuncia. Questo come si chiama? Aspetta, aspetta. Qua bisogna fare rapporto. Lascia fare. Scrivi un rapporto. Allora, dove sta? Mark Ranek. Appartamento, non mi ricordo. Appartamento 3. Violazione direttiva. Qual era quella? È proibito leggere libri. 6053. Direttiva 6053 del 12 settembre. In realtà anche nostra moglie l'ha fatto, però giustamente denunciamo il buon uomo, no? Quale prove? Rapporto dei dati erratico. Il soggetto è sotto la protezione dello Stato. Ah. Sì, ricorda molto 1900. Ah, ma non lo so se magari non ci faceva pagare le cure. Boh. Numero che ho trovato sul giornale. Dite, vabbè, ormai abbiamo data via. Quindi questo qua è protetto da... Ecco perché forse ci hanno... Maledetti. Ci è arrivata un'altra fattura, attenzione. Utenze, 1500 dollari. Dai. Allora, ma questi l'affitto non me lo pagano. Tanto per... Comunque. Appartamento 2. Ripara. Questi stanno continuando a leggere, lascia fare. E affitta l'appartamento 2 allo studente, ok. Anche se qua non facciamo in tempo, cazzo. Cioè ci mettevamo le telecamere. Ma qua c'è qualcuno nel caso. Cioè. In realtà possiamo anche spiare oltre che utilizzare le telecamere. C'è da dire anche questo. Quella è andata via, quindi entriamo. Questa ci dirà qualcosa, no? Spero di no. Allora, vediamo se adesso non mettiamo le telecamere e proviamo a rubare.
coltello molto affilato. Che non è un'arma, scusate. No, vorrei capire se le telecamere sono quelle che ci fanno beccare dalla polis o meno. Il libro è stato letto più volte e tra le pagine ho trovato un fiore secco. Attenzione. Questo lo rubiamo. Cerchiamo, cerchiamo. Canzoni patriottiche. Veleno. Ah no, ci beccano uguale. Ok, ok, buono a sapersi. Buono a sapersi. Multa, no, corrompiamolo al momento. Ok, grazie, arrivederci. Proseguo con le mie cose. Salve la renta, mi scusi, stiamo spiando. Vedete se esce quella. Sì, via. Damos, ok. Questo che cazzo sta facendo? Sta dando fuoco a delle carte. Comunque compriamo le telecamere. Ok. E andiamo un po' avanti. Tanto pure nostro figlio sta leggendo. Scusate, segnarli, non so fino a che punto ci stiamo a segnare. Leo Vizdek, il vincitore dell'annuale lotteria nazionale del lavoro, questo degno cittadino ha fedelmente servito lo Stato per 20 anni senza mai commettere violazioni, l'orgoglio del nostro paese. Il montepremi di quest'anno è di 10.000. Vi ricordiamo che possono partecipare alla lotteria tutti i cittadini con più di 15 anni di esperienza professionale. Anche questo ricorda un po' 1980. Chi è questo? Fai conoscenza, vai. Noi inquilino, conosce tutti quelli che vengono qui dentro, ma è la prima volta che la vedo. Non ci conosciamo, ma spero che diventeremo buoni amici. Il mio nome è George Danton. Come posso aiutarla? Mi sono informato, Carl. Penso che lei sia un uomo onesto, di cui ci si può fidare. Pertanto vorrei farle una richiesta semplice, ma molto importante. Un giovanotto ad Evolav Bruki che alloggia nel suo condominio. Potrebbe consegnargli questa scatola? Poi i miei motivi ne avrà conoscenza dopo che mi avrà fatto questo favore. C'è una sola condizione: non apra la scatola. La paura che la denuncerò alle autorità. La paura divide la gente. E le assicuro che il nostro obiettivo è esattamente l'opposto. L'unica cosa che deve sapere è che la pagheremo bene per il suo aiuto. Ci servono i soldi per curare nostra figlia, è quello il problema. Per forza. Perché aveva quell'icona? Devo consegnare la tavola a Bruri che stava, aspetta. Dai. Appartamento 2, vediamo se c'è. Mi devo pagare bene però, prima cosa facciamo conoscenza. Sono amministratore, studente. Chiedi del nome. L'ha scelto mio padre, questo nome è assurdo. Mia madre mi chiamate, ma non mi piace comunque. Scopri che significa. No, che me frega. Chiediti Giorgio, mi ha salvato, non posso dire altro. Tranne che la mia vita sarebbe completamente diversa se non fosse stato per lui. Diamo la scatola, va. Un bel po' di soldi ci hanno dato. Attenzione. Il pericolo di vita è... Noi possiamo fare moltissimo se non andare a vendere qualcosina qui.
Allora, guarda qua le cose che gli abbiamo dato noi che costano. Prendiamo questi, va. Dopodiché 30.000 una parola. Anche perché se andiamo da nostra moglie non è che ci dà dei soldi, al massimo ci fa fare altre cose peggio di quelle altre. Acquisti per la casa, del denaro per le cure. Come posso aiutarti? Mi servono 500 per la spesa. Corre al mercato, abbiamo dato i soldi e non ce li abbiamo per altre cose. Tra l'altro, comunque va bene. Che altro vuole? Acquisti per la casa. Compraci una radio, sei o no l'amministratore? Pure la radio vuole. Quanti soldi ci dà? Niente. Sì, ma questa, scusate, sa che nostra figlia sta in condizioni precarie, ci vogliono un sacco di soldi e lei vuole la radio. Scusate, che madre ingrata è. Sì, si potrebbe fare anche una lettera di ricatto, effettivamente. Però le prove le abbiamo trovate solo su questo qua che è protetto, quindi è una parolas, è una parolas. Dobbiamo mettere le telecamere a casa di questi. Credo non ci sia nessuno adesso, sbaglio. Proviamo a bussare. No, cazzo, mi sa che è questo, no? Vabbè. Dove cazzo sta andando il nostro personaggio? Aia. Questo sta tornando, vabbè, niente da fare. Controlliamo di qua. Ah no, si è fermato a parlare, forse. Telefono, telefono. Pericolosissimo non rispondere. Rispondi al telefono immediatamente. Sono Carl Stein, chi parla? Avrai sentito parlare della Lotteria Nazionale del Lavoro, non è così? Il vincitore Leo è alla ricerca di un posto dove stare. Vogliamo che tu offra alloggio a quest'uomo fortunato. Chi siete? Siamo dei benefattori. Presto dovrà affrontare mille tentazioni. Banditi e truffatori saranno in agguato dietro ogni angolo. Vogliamo aiutarlo. Dopo che avrà traslocato, dovrai convincerlo a investire la sua vincita nella nostra produzione. La nostra ditta, Corna e Zoccoli, è finanziata allo sviluppo della zootecnia. Aiutiamo gli allevatori a vendere ogni parte delle carcasse animali senza buttare via nulla. Mandiamo la carne ai negozi e le pelli ai calzolai. E poi usiamo il resto per preparare la nostra gelatina brevettata. Ti piace la gelatina? Ecco. Consideralo un avvenimento, Carl. Se qualcuno ci mette i bastoni fra le ruote, diventa gelatina anche lui. Presto la nostra gelatina diventerà un bene di consumo nazionale. Dovrai solo convincere Leo Grizdek che il futuro appartiene alla nostra gelatina. Convincilo a investire il denaro. Abbiamo capito, dai, eh. E quindi dobbiamo riparare l'appartamento. Facciamo il 4. Cerchiamo l'inquilino, eccolo qui, urgente bisogno di un appartamento per qualche giorno, più è vicino alla fabbrica meglio sarà, affitta. Andiamo su, perché adesso facciamo noi invece un'altra cosa. Dai, veloce, veloce. Vediamo se ha già portato qualcosa di utile. Così lo ricattiamo noi, no? Scusate. Aspetta, una pistola? Ah, ma questi non gli possono dire niente. Aspettate, questo lo ricattiamo noi, state calmi. Appena se ne va. Ah, aspetta però. Che vuole? Prima però vorrei parlargli per vedere che missione ci dà, se sa mai.
Fai conoscenza, mi chiamo Carlo, sono amministratore di condominio, ringrazio infinitamente per avermi affittato l'appartamento, ok, qualche giorno mi sento fortunato, ho vinto la lotteria del lavoro, sono qui per la cerimonia di premiazione. Quanto ci danno corna e zoccoli? 5.000? Ah, cazzo, dove cazzo sta il nostro personaggio, scusate. Vediamo un attimo. Dai, dove cazzo vai? Porca, guarda sto rincoglionito di merda. Apri sta cazzo di porta. Perché cliccando qua va al piano superiore. Vieni qua. Controlla, già che ci siamo. C'è qualcosa che può essere. Bisogno di qualcosa, ok. Allora, quante cazzo di telecamere ci dobbiamo mettere qua? Bisogna investire in telecamere. Vabbè, penso possa bastare anche. Questo pallone è stato calciato un bel po', per fortuna è tipo una Aia sta tornando. Dai, che forse ce la facciamo. Damose. Dobbiamo provare a ricattarlo noi a sto punto. Niente di che. Aspetta. Telefono. Veloce, veloce. Rispondi al telefono, se no succede un macello. Sono George Danton. Come ha avuto il mio numero, la nostra organizzazione, amici dappertutto. Non ascolterò una sola parola finché non mi spiega che è una famiglia. Stai cacciando. Stiamo cercando di rendere il mondo un posto migliore, Carla. È impossibile con l'attuale governo. Come già saprai, il governo attuale è avverso al cambiamento. Come si chiama la vostra organizzazione? Unione dei rivoluzionari presuntuosi? Movimento del nuovo avvenire, perché questo sarcasmo, Carlo, scusa. Potremmo diventare grandi amici, puoi guadagnare il denaro di cui hai disperatamente bisogno per la tua famiglia. E se mi rifiutassi di avere a che fare con lei e la denunciassi al quartier generale, ho paura che il tuo rifiuto porterebbe a conseguenze spiacevoli sia per me che per te. Ripeto, abbiamo amici dappertutto. Lo sapevo che c'era qualcosa dietro tutto quel blaterale di un domani migliore. Non si può fare una frittata senza rompere qualche uovo. Ha dei figli, quindi sai bene cosa significa sacrificarsi per il bene delle generazioni future. E voi vorreste sacrificare qualcun altro? Me, per esempio? Non necessariamente, Carl. Devi solo accettare di supportare il nostro movimento. A quanto pare non ho molta scelta. Cosa vuole da me? Trova un appartamento nel tuo magnifico edificio per il nostro leale compagno. Si chiama Anton Grubitz. Alloggerà nel tuo condominio per circa una settimana. Chiedi la ricompensa prima di tutto. 3.000. Chiedi della persona. Molto importante per la nostra organizzazione. È un tipografo esperto, stamperà volantini di denuncia contro l'attuale sistema politico. Se non lo nasconderai, saremo in debito con te. Stiamo preparando uno sciopero alla fabbrica per il prossimo futuro. Abbiamo bisogno di quei volantini. Non può funzionare senza. Parla del paese. Potrebbe
il movimento rivoluzionario mi faccia capire cosa pensa della situazione di questo paese. Devo sapere perché mi sto esponendo a rischi. Perché ti serve una spiegazione, Carl? Sai già tutto. Controllo totale sulle persone, divieti ridicoli su qualsiasi cosa, nessuna libertà di parola. E in cambio di cosa? Buoni per indumenti, cibo e sapone? Di notte le persone sobbalzano al minimo rumore, hanno paura che qualcuno venga a portarle via. E le denunce contro i propri familiari? Ti sembra una cosa normale? Vogliamo parlare del tuo lavoro, Carl? In quale società normale verrebbe considerato decoroso? Faccio il lavoro che mi è stato assegnato, non ho scelta. Sia sempre una scelta. Aiutaci, Carl. I nostri figli vivranno in una società in cui non verranno arrestati per le loro scelte. Vabbè, ci sta, giustamente, ci sta. Lo mettiamo... Ok, Grubitz. All'appartamento 6... Ok, vabbè, una settimana circa ci può stare. Siamo al 14 settembre. Riparazione in corso. Dovete. Ah, no, stavo ancora al telefono. Ma che cazzo. Affitta. Non è questo. Non è questo. Anton Grubitz. Affitta. Arrivai al telefono. Cazzo di casino. Rispondi. Accetta la chiamata privata. Grazie, Carl. Ti manderò i soldi sul tuo conto. Per favore, aiuta il compagno Grubitz al meglio delle tue possibilità. Sta facendo una cosa importante. Aiutalo e sorveglialo. Capisci che intendo? Ok. Ti chiamerò tra un paio di giorni per sapere come va. Qua ci cioè, stiamo a mettere in mezzo a situazioni abbastanza pericolose. Figo, è figo. C'è da lavorarci parecchio. Questo se ne sta andando perché? Ah, forse è finito il suo turno di... Come avete visto, cioè ci rimangono per un po' di tempo. Che vuole questo? Parla delle miniere. Che scopri che è successo. Un altro giorno in miniera e mi impicco. Voglio lasciare il paese, papà. Se rimango alla fine non sarò più un essere umano. Ogni giorno che passa mi sento più stupido. E non c'è modo di uscire da questa situazione. Dove vuoi andare? Uno dei miei colleghi mi ha detto che cercano professionisti con il mio profilo in Borea del Nord. Lo stesso profilo che avevo all'università. Lì potrò laurearmi e trovare un buon lavoro. Nord, sicuro che non sia la Borea del Sud? Non è la stessa cosa? Povero piccolo minatore, è un peccato che l'università non ti abbia insegnato la geografia. Borea del Nord e del Sud sono due pianeti opposti. Non è divertente, papà. Va bene, quanto ti serve? Parecchio, 20.000. E a giovane, tua sorella sta a morire e mi viene a chiedere 20.000 dollari. Scusate, scusate. Non ce la faremo mai. Cioè non facciamo in tempo neanche a salvare nostra figlia, tra parentesi. Denaro per il viaggio, non trovo, sorveglia Grubitz. Ma sorveglia in che senso? Io devo mettere pure le telecamere. Questo va bene così. Questo qua se n'è andato, forse converrebbe anche affittare un altro po' anche a questi, Attenzione perché abbiamo fatto tra l'altro mezzanotte e non me ne ero accorto, quindi direi anche che è infognantissimo questo gioco, ragazzi, è veramente figo. E il fatto è che questo salva forse appena prendiamo gli incarichi, quindi adesso dovrebbe aver salvato. Ok, dai ragazzi. Io direi che a questo punto ci possiamo anche fermare qui. Se andiamo al menu principale, il gioco salva automaticamente dopo ogni missione. Quando esci dal gioco tutti i progressi non salvati verranno persi. Ma quindi questa me l'ha data come missione? In linea teorica? Cioè abbiamo qualche missione in corso? Missione completata o missione accettata? Perché non è facile. Una radio. Magari portiamo la radio a quella. Non lo so, non mi sembra quasi il caso. Vabbè, comunque, diciamo che... Andiamo almeno al principale.
attuale, sperando che abbia salvato recentemente questa cosa. Detto questo, spero che vi sia garbato questo gioco perché lo rivedremo ragazzi, perché a me è piaciuto veramente tanto, quindi direi che si può riproporre, ci darò un'occhiata sperando che abbia salvato, magari riparto tanto per dare un'occhiata se appunto ha salvato l'ultima missione fatta o accettata, spero di sì. È molto profondo, è molto figo, quindi ringrazio ancora il ragazzo che me l'ha regalato, me l'ha inviato su Steam e noi ci vediamo domani, forse con la live, non lo so, vi faccio sapere se riesco o meno. In settimana lo riproponiamo perché mi sta garbando veramente tanto, quindi lo rivedremo, lo rivedremo. Quindi, vi ringrazio per aver seguito questa live, ragazzi. Vi auguro un buon proseguimento di serata o buonanotte, visto che si è fatta una certa. E niente, ci vediamo domani sul canale con le live, con i video, la sera eventualmente con la live vi faccio sap. Questa, se riesco, magari la prima parte ve la porto già domani. Dai, ci vediamo domani allora, ragazzi. Buonanotte a tutti. Ciao ciao.